sempre più fragili, abbiamo sempre più paura e dobbiamo far fronte a situazioni sempre più inaspettate e non sappiamo che cosa ci aspetta. Faccio vedere una bella diapositiva rassicurante. Questa è la curva della fertilità. Se noi siamo qua è perché noi ci nutriamo e mangiamo qualcosa. Bene, quindi dobbiamo capire che cosa ci sta succedendo e ipotizzare un futuro che non conosciamo. Scusa, la curva della fertilità? Adesso torno di più. Il problema grosso è che quando io ero bambino avevo delle prospettive, giusto o sbagliate, non lo so, però sapevamo che come sarebbero andate le cose, poi non sono andate così, però avevamo un obiettivo. I miei figli sono persi nel vuoto, perché basta guardare televisione, leggere i giornali, parlare con la gente e ci si rende conto che non sappiamo. E non c'è niente di peggio, perché se io potevo avere una paura perché vedevo qualcosa di pericoloso, loro hanno angoscia perché l'incertezza. Cercare di, non so, immaginarci dei possibili scenari. Uno dei problemi è chiaramente legato all'alimentazione, che è fondamentalmente un bisogno che abbiamo tutti, chi più, chi meno, chi con criterio e chi senza criterio, però mangiare tanto poco, nutrirci, diciamo, più che mangiare, nutrirci è un'esigenza un po' di tutti gli esseri viventi. Se noi siamo qua è perché in migliaia di anni di agricoltura siamo riusciti a mantenere quello che il supporto, a mantenere in buone condizioni il supporto, cioè il terreno, in buone condizioni, ovvero con la sua fertilità. La fertilità è il pilastro che ci consente di produrre del cibo. Sappiamo tutti che, magari se non siamo agronomi o laureati in chimica o in che cos'altro, che una terra fertile produce, una terra sterile non produce. Questa è, è una curva di fertilità dove io vedo che c'è un punto là in alto dove la fertilità è molto alta e qua sotto invece l'intervento dell'essere umano, e meno l'essere umano è intervenuto con azioni di qualunque tipo per la produzione di alimenti nel terreno, lavorando il terreno, gestendo il terreno, e più alta è la fertilità. Quindi noi abbiamo zone del pianeta tuttora con altissimi livelli di fertilità e zone invece dove sono stati fatti interventi abbastanza pesanti dove la fertilità è calata, e c'è un puntino che è il PNR, il punto di non ritorno. La fertilità è qualcosa che può finire. E oggigiorno noi ce la stiamo mettendo tutta perché questo avvenga, per un motivo molto semplice un corno, ma molto semplice, perché l'agricoltura nasce quando noi, prima dell'agricoltura, eravamo tutti cacciatori raccoglitori, quindi non avevamo tempo di fare nient'altro se non andare in giro per le foreste e a raccogliere foglie, frutti, radici e a mangiarci cacciatori, però non conoscevamo ancora il fuoco, quindi mangiavamo resti di prede già predate da qualcun altro, non avevamo ancora tanti strumenti, frecce, archi, che ne so, e quindi mangiavamo cadaveri di altri animali. E essendo un po' più intelligenti, forse, non so, di altri animali, quello che riuscivamo a fare era magari rompere un teschio per mangiarci un cervello. Altri animali magari a questo non riuscivano ad accedere. E o mangiavamo un sacco di animali, animaletti piccoli che riuscivamo a catturare, gli insetti, molluschi, eccetera, eccetera.
cose che adesso a noi fanno ribrezzo quasi, no? Perché dire, ma cioè, ti prendi un cadavere, ti mangi carne in putrefazione, eccetera, poi quando abbia scoperto il fuoco è chiaro che tutto lo scenario è cambiato un'altra volta. A un certo momento ci siamo fermati per l'agricoltura, adesso poi è molto più complesso di così, chiaramente sto molto semplificando, ma non vorrei banalizzarla la cosa, perché il concetto è un po' questo: ci siamo fermati e abbiamo incominciato a coltivare la terra, abbiamo addomesticato gli animali, abbiamo domesticato le piante, e lo scopo nostro dell'agricoltura era quello di produrre cibo, e quindi si coltivava la terra per produrre il cibo. E per un bel po' è stato quello. Oggigiorno però è cambiato, perché oggigiorno, se voi siete agricoltori, non siete agricoltori, siete imprenditori agricoli. L'imprenditore, ovvero il titolare di un'impresa, e lo trovate alla prima pagina di tutti i libri di economia, l'impresa deve produrre reddito. Quindi io, che sono imprenditore agricolo, devo produrre reddito, che non è il vero scopo dell'agricoltura, perché il vero scopo dell'agricoltura invece è produrre cibo. Ma sono due cose molto diverse, sono due cose molto diverse. Però oggigiorno non abbiamo più possibilità di pensare a qualcosa di diverso, perché siamo dentro in un sistema che ci porta solo in questa direzione. Devi produrre reddito, punto. Ci sono tanti, mi spiace per chi è di là che non vede le diapositive. Per fare questo, chiaramente lo scenario, la produzione agricola è cambiata tantissimo. Negli ultimi decenni più che mai, perché per migliaia di anni non è cambiata moltissimo. Ha cominciato a cambiare con l'avvento dei macchinari, soprattutto poi con l'avvento della chimica, dei prodotti chimici che hanno veramente cambiato tanto gli scenari. E abbiamo cambiato lo scenario. Una volta tutte si chiamavano fattorie. Tutte le fattorie avevano gli animali. Tutte. Non esisteva una fattoria senza gli animali. Da quando abbiamo inventato l'agricoltura in Mesopotamia, abbiamo sempre avuto gli animali. E li abbiamo avuti fino agli anni 60 in tutte le fattorie. Il 66 è stato l'anno in cui sono cambiati i contratti agrari, i patti agrari con la mezzadria, si è sciolta la mezzadria che prevedeva le fattorie con le stalle. E da lì hanno incominciato a chiudere tutte le piccole stalle per fare grandi allevamenti. E questo è stato un altro grande cambio epocale, perché se tutte le fattorie all'inizio dovevano avere dei prati, delle produzioni di foraggio e quindi avere anche un sistema molto variegato a livello produttivo in campagna, con l'eliminazione delle stalle piccole lo scenario si è semplificato, perché se io non ho più bisogno di fare il fieno per darlo alla mucca, perché non ho più la mucca, il prato non mi serve più e quindi lo aro e ci coltivo il mais. Il mais è arrivato proprio in quegli anni là, diciamo nel secondo dopoguerra, ha incominciato ad arrivare in modo importante, no? E con le monocolture di mais nella pianura padana noi conosciamo questo fenomeno, soprattutto noi di una certa età che abbiamo vissuto gli anni delle monocolture di mais, adesso un po' anche si è modificato nuovamente, però diciamo che la semplificazione del paesaggio ha fatto sì che anche si semplificassero i sistemi. Un sistema semplificato è un sistema instabile, è un sistema complesso quello stabile, è nella confusione che io ho la stabilità. Io sto tenendo un corso di food forest, quindi parliamo di boschi e di foreste, è nella confusione della foresta che io ho l'equilibrio, non nella monocoltura di mele, lì ho tanti problemi derivati dalla semplificazione del sistema. E questo sono delle foto chiaramente prese da internet, mi fanno vedere
se si riesce a vedere, se no cercate di immaginarvelo, che un terreno dove io ho una coltivazione complessa, quindi non monoculturale, è molto più poroso, più scuro, più organico e quindi più fertile rispetto a un terreno, in questo caso, dove è stata fatta una monocoltura di soia per tanti anni. Lo stesso vale per tutte le monocolture, non è la soia o il mais, tutte, perché è una semplificazione estrema. È come se io mangio solo pasta asciutta, se io mangio solo bistecca, se io mangio solo un unico alimento. È chiaro che c'è qualche cosa che prima o poi può crearmi delle difficoltà, dei problemi. Un altro aspetto interessante: noi sappiamo che siamo gli animali più intelligenti sul pianeta, no? Perché l'abbiamo deciso noi, ovviamente. Abbiamo deciso, ci siamo guardati intorno, abbiamo detto: bene, noi siamo i più intelligenti. E la cosa molto interessante è che siamo talmente tanto intelligenti che per produrre il nostro cibo utilizziamo i veleni. Capite che livello di intelligenza abbiamo? È impressionante. E io devo dire, io ne ho usati tanti, perché io quando ho iniziato a lavorare in campagna, a scuola mi hanno insegnato così, in università mi hanno insegnato così, nel lavoro mi hanno detto: guarda, tu vai lì e diserbi questo, tu vai lì e tratti quell'altro, no? Ed ero felicissimo, perché mi sembrava di fare qualcosa di molto buono, esattamente quello che mi hanno insegnato. E poi quando un giorno ho scoperto che si poteva fare qualcos'altro anche, sono stato ancora più felice, perché dico, molto meglio. Noi, se voi andate a prendervi, questo è un estratto da un report che fanno Legambiente, ogni anno, i pesticidi nel piatto. Adesso non so se in questi ultimi anni, questo deve avere 2 o 3 anni. Quello che fa è, regione per regione, vanno a analizzare le analisi dei residui nei diversi ortomercati. Prendono campioni e o lavorano con le ASL e vanno a fare i campionamenti. E adesso, senza scendere troppo nel dettaglio, però praticamente un terzo di tutte le verdure, questa è un po' media italiana, quindi ci sono regioni di più, regioni di meno. Emilia Romagna, guardate che non è tra le migliori. Soprattutto con la frutta, ma dai, è immaginabile, perché è logico, no? Però un terzo di tutte le verdure che noi troviamo in un supermercato supera i limiti previsti dalla normativa, che non necessariamente sono quelli che ci fanno bene o ci fanno male, perché le normative sappiamo che non sono fatte per la salute delle persone necessariamente. Ma pensate, la frutta, e qua è un po' la regione, no, dove si produce tanta frutta, sono 2/3 della frutta negli ipermercati, che nei mercati ortofrutticoli, quindi vuol dire in tutti i rivenditori, la frutta ha uno o più residui di uno o più prodotti nocivi. Insomma, non è uno scenario molto simpatico. Purtroppo questo nasce ancora nel 1800 con questo signore, chi ha studiato agraria conosce questa foto, perché noi abbiamo imparato che in base a tutta una serie di numeri, di dati, eccetera, dobbiamo fare una concimazione, dobbiamo dare dei prodotti chimici o chi si occupa di agricoltura biologica, dei prodotti organici o comunque minerali ammessi dal biologico, però dobbiamo nutrire le nostre piante. Il problema è che nella chimica molto di quello che io distribuisco nei campi se ne va poi anche nel fosso, in particolar modo l'azoto. L'azoto è un elemento fondamentale per la nutrizione delle piante, per la nutrizione degli esseri umani, perché è alla base delle proteine, no? Le basi amminiche sono il mattoncino che ci serve per costruire il nostro corpo,
E quindi questo azoto che io, agricoltore, non contadino, agricoltore, imprenditore agricolo, distribuisco, vado al consorzio agrario, compro una camionata di azoto, la butto nel campo, buona parte di questo azoto se ne va a finire poi nei fossi, con una serie di di effetti collaterali, tipo l'eutrofizzazione, ovvero la crescita smoderata di piante acquatiche, di alghe, che vanno a consumare ossigeno, quindi moria di pesci e tutto quello che ne consegue. Carte qua non si vede, ma è comunque sono tutti dati e questa mappa presi da siti ufficiali della FAO, dell'UNICEF, dell'Associazione Europea del Suolo, eccetera, 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 e ci fanno vedere che non viviamo in una situazione molto, molto tranquilla. E quello che noi vediamo è i terreni che sono in queste situazioni. Questo è un campo di mais, e vediamo un terreno che è estremamente inaridito. A livello mondiale, sto cercando di demoralizzarvi il più possibile, non so se si tratta di avendo il tempo. Ci riesco? Sì, bravo. Ad esempio, in questo caso, va bene, ci spiega tutta una serie di cose, e poi ci sono dei dati che ho trovato nei report della FAO, dove fanno una valutazione delle terre che noi possiamo coltivare in funzione di quanti saremo tra 10 anni, tra 20 anni, tra 50 anni, e si vede che effettivamente abbiamo ancora poca terra da colonizzare per produrre ulteriore cibo. E quindi la soluzione che ci viene proposta al momento è l'unica che ci viene proposta, non ci viene proposto nient'altro che non continuare a deforestare e spingere sempre di più le coltivazioni che abbiamo convenzionali. Poi abbiamo un problemino con l'acqua. L'acqua da pochi anni è stata istituita quella che si chiama impronta idrica. L'impronta ecologica sono tanti anni che esiste, e solo da poco ci siamo preoccupati del fatto che abbiamo anche bisogno di un po' di acqua. E quello che si è evidenziato in questo grafico è che l'Italia, che è laggiù in fondo, ha un consumo di acqua. Quello nero è l'agricoltura, la parte nera della barra, la parte grigia sono l'industria, la parte bianca sotto sono gli usi domestici. Noi abbiamo una grandissima quantità di acqua che se ne va via nell'agricoltura, poi una parte, non è tantissima, nell'industria, se andiamo a compararla, è tantissima. E quello che quindi ci insegnano a fare, ci insegnano chi? Le scuole di agraria, le università di agraria, i corsi di formazione proposte dalle associazioni che fanno le associazioni di categoria, i tecnici che girano per le aziende. Facciamo ancora uso di questo tipo di irrigazione, che è tutta un'irrigazione spruzzata, quante tutti abbiamo visto girando per le strade questo modo di, vediamo dei bellissimi arcobaleni, vero o no? Fantastico, è bello, che dici che bello, il campo Rainbow, viva, e allora è pace. In realtà quell'arcobaleno è acqua che se ne va nell'atmosfera. E stiamo parlando di acqua dolce, d'accordo? E non va nelle piante o a bere, a nutrire, a dissetare le piante, se ne va e si disperde, con un grandissimo sforzo e impegno di energia, di gasolio, eccetera, eccetera, per fare questo.
e ancora nessuno ci sta dicendo cosa possiamo fare. Cos'altro ci dicono? Ariamo le terre. Ma ancora oggi io sono sconcertato. Io ho studiato agraria ormai 40 anni fa. Continuano a dire queste cose. Io parlo con degli studenti e mi dicono: ah, questa cosa qua sì, mi hanno insegnato a fare così. Sui testi trovi ancora questo. Continuano a insegnarti questo tipo di cose. Fanno ricerca, va bene, come migliorare l'aratro, questo aratro. Fanno ricerca di come migliorare lo spruzzatore dell'irrigazione. Non ci stanno insegnando che invece si possono cambiare alcune, direi, atteggiamenti, attitudini, non so, utilizzare delle tecniche differenti. E si può. Io le ho scoperte andando in giro per il mondo, cercando, vedendo, poi se sei fortunato incontri delle persone che poi ti dicono: ah, prova ad andare lì, prova a vedere là. Io sono fortunato, poi sono un curioso, quindi chiedo e poi tengo gli occhi aperti. Quindi, ma è chiaro che non possiamo tornare indietro. Nessuno vuole tornare indietro. Quando uno parla di decrescita, deve aggiungere felice, chiaramente, perché sennò ti guardano male, e poi ti dicono: sì, felice, però è sempre decrescita, e quindi vuol dire torniamo indietro, e sì, allora vuoi che andiamo a vivere nelle caverne. Beh, tanto sarebbero più fresche delle vostre case, delle loro case, vero Assunta? Perché noi viviamo in case di paglia, che sono calde d'inverno e abbastanza fresche d'estate. Però questa è la storia. E il problema è che noi stiamo distruggendo la fertilità della terra. Ancora non si insegna come salvaguardare la fertilità della terra. Le risposte, i suggerimenti, gli spunti che vengono fuori dai ricercatori universitari, a me agricoltore, non soddisfano. Perché mi stanno ancora dicendo: no, ma adesso studiamo una nuova pianta che non avrà più bisogno di questo o di quest'altro. Per cui possiamo distruggere comunque la terra, perché tanto avremo delle soluzioni magiche. Sono contro il transgenico. Sono contro il transgenico che non serve. Non sono un ingegnere genetico, non so effettivamente se mi fa bene o se mi fa male, però se non mi serve, perché devo usarlo? Invece stiamo andando proprio in questa direzione. Soprattutto chi dovrebbe formare agricoltori eccetera fa una formazione di pensiero che va solo in quella direzione. Non ti danno delle alternative. Io voglio scegliere, voglio poter scegliere, ho bisogno degli elementi per poter scegliere. Il mio lavoro di formatore è quello di cercare di fornire informazioni il più possibile asettiche, anche se è chiaro che io magari mi sono fatto un'idea o una mia opinione, però io credo che dal punto di vista deontologico, se io insegno, devo dirti come stanno le cose, poi tu dovrai scegliere. E ti lascio, non ti posso dire: guarda, adesso si fa solo così, non si può fare altrimenti. Se voi guardate la ricerca scientifica, non prende in considerazione nessuna alternativa. Sto parlando di agraria, questo vale per tutti i settori, e lo sappiamo. Molto interessanti sono i siti di Monsanto o di altre multinazionali che si occupano di transgenico, perché ci fanno vedere tante, intanto ci fanno vedere le negrette grasse. Noi eravamo abituati ai poveretti biafrani morti di fame, cioè invece no, grasse sorridenti. Questo è il messaggio, guardate che sono messaggi neanche tanto subliminali che ci arrivano, e se uno ha un po' di cultura, di conoscenza eccetera, può interpretare.
Ma guardate che stiamo andando in agricoltura, il livello di acculturamento è ancora bassissimo. Basta fargli vedere un telefonino che brilla e subito, insomma, si invoglia l'agricoltore a... Io ho un altro approccio e dico, devo ridurre il dispendio di energia, devo mantenere la fertilità della terra, possibilmente incrementarla. Bene, che cosa posso fare? Queste risposte gli scienziati non me le stanno dando, soprattutto gli scienziati, credo un po' tutti, ma italiani in particolar modo. Io giro per le università e ti dicono sì, sono belle cose quelle che dici tu, però sai, non è che si possono fare. Dico, bene, tu sei un ricercatore, sei un professore, fai studi, fai ricerca, sei uno scienziato, stai provando delle alternative, stai cercando delle alternative. Sono pochissimi in Italia che stanno facendo questo tipo di ricerca, veramente pochissimi, e ancora meno che stanno facendo divulgazione in questi termini. Anni fa io ho incontrato la permacultura, e la permacultura, io do una definizione di permacultura come progettazione sostenibile. Io 20 anni fa ho incontrato la permacultura ed erano già 15 anni che mi occupavo di agricoltura biologica o alternativa, e andavo in giro per il mondo a convertire, io sono specializzato in grandi aziende agricole, andavo in giro per il mondo a convertire aziende agricole al biologico. Quindi le tecniche, i suggerimenti che nel corso di permacultura venivano dati in riferimento all'agricoltura per me erano cose abbastanza che già conoscevo, che già le applicavo, magari anche in situazioni molto più, che ne so, complesse, eccetera, eccetera. La cosa che invece mi ha completamente scioccato nel senso di wow, è stato vedere come un approccio che io posso avere o posso aver avuto quella volta e adesso nei confronti dell'ambiente, della terra, della campagna, eccetera, eccetera, io posso trasferirlo anche in sistemi diversi dall'agricoltura. E non parlo più di così di permacultura, se non dicendovi che la permacultura si basa su 3 principi etici. L'agricoltura convenzionale no. Se la permacultura mi dice dobbiamo prenderci cura della terra, questo nell'agricoltura convenzionale non è contemplato. Io posso prendere, andare al consorzio agrario, comprare una camionata di diserbante e rovesciarlo nel fiume, e non è neanche tanto un reato, perché per noi l'ambiente non fa parte delle nostre etiche. È così, è da poco che abbiamo iniziato a parlare di ambiente, ma ancora vediamo chi fa disastri, ma sì, boh, se gli diamo una multa, no? Perché non abbiamo ancora sedimentato questo concetto di etica dell'ambiente. Produrre del cibo che non contenga veleni per me ricade soprattutto in questo, ma anche in questo. La condivisione delle risorse, quello che sto facendo io stasera, sto condividendo un percorso, un'esperienza, tutti abbiamo, avremo tutti qualcosa da condividere. Il microfono ce l'ho io, quindi sono io che condivido. Stasera è andata così, facciamo così. Però diciamo che fa parte, no? dell'approccio e dell'etica, e credo che sia importante, perché oggigiorno abbiamo perso molto di quello che è l'etica. A novembre? No, ottobre. Ottobre abbiamo parlato invece di produzione di cibo a livello urbano, in città,
Però la maggior parte di quello che i cittadini mangiano non viene prodotto in città. Viene prodotto, non sappiamo neanche dove, però viene prodotto in grandi superfici, fuori, nelle campagne. Spesso in campagne dove si fa monocoltura. Allora la mia domanda è possibile fare un'agricoltura alternativa a quella che ci viene insegnata a scuola? Ma non tanto, sì, va bene, voglio non avvelenare la gente, ma io voglio recuperare la fertilità della terra. La fertilità della terra è l'unico patrimonio vero dell'umanità che noi abbiamo. Ma non io che sono contadino, tutti, è un patrimonio di tutti, attenzione, è responsabilità di tutti. Non continuiamo a delegare gli altri. Su queste cose tutti dobbiamo prenderci una responsabilità. È una fregatura, ragazzi. È una fregatura. Perché non possiamo più dire colpa sua che ha avvelenato il cibo. Perché c'è una fetta di responsabilità di ciascuno di noi. Dobbiamo prenderci. Vi faccio vedere qualche esempio di aziende agricole, grandi aziende agricole, qualcuna in Italia, qualcuna all'estero, intanto inizio con una all'estero, dove si è cambiato il modo di coltivare. Ad esempio per la gestione dell'acqua. Ci sono degli attrezzi, adesso non scendo poi nel dettaglio, perché poi casomai nelle domande se qualcuno vuole qualche particolare, perché se no è veramente tanto tecnico. Però se io utilizzo determinati attrezzi riesco a mantenere l'acqua nel terreno anziché avere un terreno che si inaridisce facilmente. Ad esempio l'aratura. L'aratro è stato utilissimo 10.000 anni fa, quando abbiamo iniziato con l'agricoltura, l'aratro a chiodo, abbiamo studiato a smuovere, a dissodare la terra. È andato bene fino a quando avevamo gli animali nelle fattorie. Quando ho eliminato gli animali e ho cominciato a arare tutto, sempre in continuazione, e senza dare più letame, lì è cambiato tutto. E abbiamo continuato a farlo. E anziché letame abbiamo messo, va bene, diamo dei concimi. I concimi chimici, quelli che noi utilizziamo in campagna, io non più, ma quelli che si utilizzano in campagna, chimicamente parlando sono dei sali. Nitrato ammonico, solfato ammonico, cloruro potassico, eccetera, eccetera. Sono tutti sali. E sempre a scuola, probabilmente non mi ricordo se all'elementare, alle medie, quando, ci dicevano che Attila, per rendere i terreni assolutamente sterili, dei nemici li buttava il sale sopra. Noi invece adesso li utilizziamo per concimare la terra. Chiaro, non ne buttiamo quanto Attila, però è sempre sale che buttiamo nella terra. Vabbè, ma però buttiamo anche altre cose. Certo, buttiamo erbicidi, insetticidi, fungicidi, acaricidi, nematocidi, che sono tutti finalizzati a uccidere qualcosa o qualcuno. Erbicidi l'erba, insetticidi l'insetto, eccetera. Benissimo, proviamo a berci un buon bicchierino di erbicidi e vediamo se uccide solo l'erba. Ovviamente non uccide solo l'erba. Questo va ad aggiungersi al sale che butto per terra e a tutti questi prodotti che rendono il terreno inospitale per la vita di cui ha bisogno per la sua fertilità. Non devo più arare la terra. Basta. Un signore, questo Tompkins, non so se qualcuno lo conosce, sapete chi era? Tu sai chi era? No. Avete presente le giacche North Face? Vestiario da trekking, da quelle robe là? Ecco, lui era il proprietario, miliardario, americano, amante dell'ambiente e della natura, si è comprato qualche aziendina agricola in Sud America e poi in altre parti del mondo. In Argentina aveva 50.000 ettari in 7 aziende agricole, in Cile ne aveva 5.000, eccetera. C'è una bella azienda in Entre Rios, che è una provincia dell'Argentina, a nord-est di Buenos Aires, lungo il fiume Paraná, e ha comprato questi 3.000 ettari. E quando li ha comprati c'erano problemi, adesso qua purtroppo non si vede bene,
di erosione. L'erosione che cos'è? L'acqua che erode la terra e che trascina via la terra. E lui quello che ha fatto è cominciato a lavorare con quegli attrezzi che abbiamo visto prima, seguendo le curve di livello, ovvero non il pendio come ci hanno insegnato a scuola e continuano a insegnarci a scuola, che va alla ratura, va fatta a ritocchino, quindi su e giù per le montagne. Lui invece ha incominciato a lavorare, non siamo in montagna, è abbastanza pianura, c'è una leggera pendenza, e anziché lavorare lungo le linee di pendenza, lavora secondo le curve di livello e quindi in orizzontale. In questo modo è chiaro che però non puoi fare i quadrati che siamo abituati a vedere noi nei campi, devi seguire la pendenza secondo certi criteri. E lui che cosa ha fatto? Ha cominciato a seguire la pendenza, intanto ha eliminato completamente l'erosione. L'erosione ti porta via la terra, ti fa franare le montagne, qui non siamo in montagna, però ti fa grandi. E siccome non era uno stupido il tipo, ha fatto qualche cosa di anche di molto bello. E se voi andate a vedere con diverse coltivazioni di diverso tipo, adesso se voi volete andare lì potete comprare i suoi prodotti, e in più pagate per andare lì perché vi fa vedere delle belle cose, no? E quindi è chiaro, non è un contadino, è un imprenditore, e quindi è riuscito a fare ambiente e soldi. È questo l'obiettivo. Dobbiamo fare anche ambiente, non solo soldi. Ambiente non è solo per lui che si mantiene la fertilità della terra, ma è per tutti noi. No, è impressionante. Allora, queste le tirate giù dal suo sovescio. Gli erbai da sovescio che cosa sono? Sono, se voi adesso prendete l'automobile e andate da Bolzano a Palermo, da Trieste a Torino, vedete migliaia, per non dire milioni, di campi arati. E c'è la terra completamente spoglia. Questo una volta i contadini non lo facevano. La terra andava sempre tenuta coperta, coperta da vegetazione. Oggigiorno è inutile, perché tanto poi butti il concime e risolvi. Però sono due cose diverse. Io sono per mantenere i terreni sempre coperti. Se voi tenete in conto che le piante sono i più efficienti pannelli fotovoltaici che noi abbiamo, queste lavorano per noi anche quando non c'è sole, rispetto magari ai pannelli fotovoltaici, hanno una capacità di accumulo dell'energia che non è in batterie che poi dobbiamo smaltire, che ne so, che hanno ancora abbastanza problemi, e la loro riserva è energia chimica. Ci bloccano il carbonio, i gas effetto serra, ci puliscono l'aria, ci danno l'ossigeno, creano ambiente, sono ambienti dove possono vivere anche gli altri, non solo gli esseri umani, anche gli animali. Siamo tutti amanti degli animali, ma non ce ne frega niente. Creiamo intorno a noi un ambiente inospitale. Poi vediamo un gattino schiacciato nella strada, oh poverino, piangiamo, capito? Ma ci sono miliardi di animali, grandi e piccoli, perché io amo il gattino e i vermi, no, i vermi no, perché mi fanno schifo, va bene? Vi rendete conto? Siamo così, siamo ridicoli. Siamo ridicoli, disprezziamo forme di vita che servono per la nostra sussistenza. Siamo ridicoli. Però mi fanno schifo, va bene. Scusate, devo mettermi in posa per la foto. Allora, in questa azienda abbiamo appena raccolto le barbabietole da zucchero, e questo è il segno. Quando raccolgono le barbabietole da zucchero, tolgono le foglie, e queste marroni sono le foglie secche, estraggono le radici, no? E poi abbiamo visto qualche volta i camion con le barbabietole che vanno in zuccherificio. Bene, in questa azienda dopo abbiamo seminato
senza lavorare il terreno, quando si semina senza lavorare il terreno, si dice seminato su sodo. Abbiamo seminato su sodo un erbaio da sovescio. Le barbabietole in questo caso sono state raccolte verso la fine di agosto e subito dopo seminato l'erbaio. E l'erbaio contiene diverse piante, diverse essenze, adesso qua non si vede granché, comunque ci sono delle graminacee, delle leguminose e tante specie diverse sono, tutte insieme. Perché quello che voglio fare io non è una monocoltura di erbaio, ma sempre avere il massimo della biodiversità. Quindi cerco più specie possibile da mettere tutte insieme in questo erbaio. Qua siamo all'inizio dell'inverno, la prima gelata, perché una volta gelava d'inverno, no? Lo ricordate? E la prima gelata sono uscito in campagna e sono andato a fotografare, perché volevo fare le ultime foto prima delle gelate, che poi chiaramente ti sbruciacchiano un po' le foglie, no? Quindi sono andato fuori. Poi qua siamo durante l'inverno. Attenzione, l'erbaio che abbiamo visto è questo qua. Cosa succede? È un'azienda molto grossa, dovevamo coprire tutto di erbaio e il problema è che o io ho sbagliato i conti o il trattorista ha regolato male la macchina. Risultato che arrivato a questo punto gli mancava ancora 100 metri per finire, ha finito la semente. Dico vabbè, c'è rimasto del trifoglio, finiamo solo col trifoglio. Il trifoglio è una pianta che cresce molto lentamente, tu la semini e prima che ti crei una bella copertura passa parecchio tempo. Quindi il risultato è che di qua è cresciuto tutto velocemente, poi questa parte di qua è rimasta praticamente, si vedono le righine, però è piccolino. Bene, andiamo a vedere dentro là com'è la terra sotto. Adesso chiaramente si vede poco, ma ve la racconto. Come tu sposti un po' il secco, vedi un grande movimento di animaletti che girano, che si muovono, vedi il terreno tutto grumoso, quindi vuol dire pieno di lombrichi. Il lombrico è il simbolo della fertilità, no? Viene preso un po' come già Darwin ha scritto un bellissimo libro sui lombrichi, ad esempio, molto interessante, e quindi è una situazione molto viva. Bene, adesso io prendo e passo dall'altra parte dove c'è solo il trifoglio, questo. Allora, se sei agronomo o sei agronomo, non serve, perché capiamo subito che c'è una grande differenza. E la differenza tra una parte e l'altra del campo è che di là c'è una copertura vegetale durante l'inverno e da questa parte sostanzialmente no. Perché vedete, il trifoglio è questo qua, ma è piccolino, non ha fatto copertura vegetale. Allora, in questa situazione io sto distruggendo la fertilità. Tutti i campi arati che noi vediamo in giro hanno questo problema. Stiamo distruggendo la fertilità. Vi faccio vedere un'altra cosa. Se la trovo. La terra, questa è una foto che insomma vediamo gironzolando per le strade. Terre arate. Terra arata è un terreno abbastanza argilloso e quindi molto compatto. E il vicino fa questa aratura, poi fa tutta una serie di lavorazioni che sono queste, quindi dopo devi rompere le zolle, fai un'estirpatura, poi fai una seconda estirpatura che sono sostanzialmente dei rastrelloni molto forti di ferro, no? Che servono per affinare il terreno. Poi un altro rastrello più leggero, il vibrocoltivatore, il vibrocultor, che poi faccio la semina, poi lui diserba, poi è successo che è venuta una pioggia, è chiaro, con una terra così poca, povera di sostanza organica, tende a compattarsi facilmente, viene una pioggia e si forma la crosta e quindi deve passare con un rompicrosta per rompere la crosta. Il problema è che è passato un po' tardi, per cui quando è passato
la soia era già sotto la crosta morta, per cui dopo un po' ha dovuto ritornare con il vibrocoltivatore, che è quello di prima, rilavorare il terreno, riseminare, ridiserbare. E poi ancora questa lavorazione di sarchiatura per la zappatura, diciamo, no? Che con gli attrezzi si chiama sarchiatura. Dopo qualche tempo, non tantissimo, dopo sarà stato un mese e mezzo, il suo campo incomincia ad avere problemi nelle foglie, le foglie incominciano a ingiallirsi. E per chi si interessa di queste tematiche, a me basta vedere la foglia, capisco immediatamente, è un parassita molto comune, molto diffuso, che va su tutte le piante, mangia tutto, dalle viti, i vigneti, i frutteti, il mais, la soia, ovunque. Un ragnetto rosso si chiama, e ti fa questo tipo di situazione, succhia i succhi cellulari, quindi ti crea clorosi, quindi questo giallume. E quello che succede a lui nel campo, si vedono, la soia muore, si secca e muore. E lui si è ritrovato al momento della raccolta con una soia alta così, con 4 baccelli, e un raccolto, non so neanche se si è pagato un quarto delle spese che ha sostenuto. Il campo vicino era il mio, erbaio da Sovescio. Intanto che lui stava lavorando la terra tutta bagnata, eccetera eccetera, io avevo un prato di vegetazione, di erbaio molto rigoglioso, perché poi sono tutte piante rustiche che usiamo, piante che non hanno bisogno di niente, che non fanno altro poi che, non fanno altro, oltre ad accumulare nutrienti eccetera e lavorare come pannello fotovoltaico, lavorano il terreno con le radici, accumulano acqua nei loro tessuti. Qui è pieno di vita, di insetti che volano, sicuramente pieno di ragno rosso, ma anche degli antagonisti del ragno rosso o dei predatori del ragno rosso, perché in natura non esistono solo i cattivi, esiste un equilibrio. In natura non esistono i buoni e i cattivi, siamo noi che diamo il giudizio. In natura esiste tutto che funziona alla perfezione. Siamo noi, no, che abbiamo iniziato a dire tu sei cattivo e allora andrai all'inferno. Distruggo, perché devo distruggerlo, l'erbaio, quindi lo trincio, perché devo seminare la soia. E io non uso l'aratro, ma uso questi attrezzi, si chiama dischi o erpice a dischi, che serve per, è un po' come una zappetta, per zappettare, e quindi devo ucciderlo. Poi se abbiamo tempo vi faccio vedere anche delle altre tecniche dove non ho bisogno di proprio toccare la terra. E questo attrezzo non fa altro che mescolare i residui vegetali allo strato superficiale di terreno, quindi lascio tutti i residui in superficie, che è esattamente quello che succede nel bosco. Le foglie che cadono rimangono lì in superficie. E poi seminiamo la soia. Lui in questa fase cominciava ad avere le macchie di secco di soia gialla che stava morendo. E alla fine avevamo una soia, tra l'altro casualmente, neanche a farla apposta, quell'anno lì, in quell'appezzamento di fianco al suo, abbia fatto una produzione da record, spendendo una stupidaggine. Sto parlando di soldi. Dovrei parlare di quanto vale la fertilità della terra. Quanti euro vale? Perché lui sarebbe già fallito come la maggior parte della gente. Volevi chiedere qualcosa? Una curiosità. Lavorando così, al momento della raccolta della soia, le infestanti come le controllate? Non ci sono infestanti. Le vedi? Non ce ne sono.
se tu gestisci bene la rotazione dei tuoi campi, riesci anche ad avere un bassissimo problema di infestanti. Che io mi occupavo di diserbi nella prima azienda nella quale ho lavorato ed erano infestanti. Adesso ho scoperto che è molto meglio chiamarle spontanee, perché l'infestante è un nemico. Invece ho scoperto un'altra cosa, che a volte le piante spontanee possono essere molto utili perché hanno un apparato radicale più profondo delle nostre piante coltivate e riescono ad andare a recuperare minerali che le nostre piante non riescono ad andare così in fondo a prendere e ce le portano in superficie. Devo gestirle le piante spontanee, nel senso che chiaramente se ho un eccesso, come tutti gli eccessi, mi può creare dei problemi. Questa soglia qua, io in auto ho sempre una lente di ingrandimento, questa soglia qua, quando ho visto il vicino che aveva il problema del ragno rosso, dico, Dio mio, adesso vado a vedere la mia, piena di ragno rosso, che però non ha danneggiato la nostra soglia. Si vede che era forte, robusta, a sufficienza. E io dico sempre, boh, sarà perché quando io sto bene, mi va tutto bene, un periodo dove il lavoro va bene, il sesso va bene, le amicizie vanno bene, i soldi sono tranquillo, tutti intorno a me hanno l'influenza e io sto bene. O no? Poi c'è il periodo in cui dici, il lavoro magari va un po' così così, è un periodo che sesso, soldi magari scarseggiano, passa un bacillo a 3.000 km di distanza e te lo becchi immediatamente, ti stende, no? Ecco, allora se io riesco a creare una situazione del terreno dove le piante stiano bene e possano essere forti, queste possono far fronte anche a delle situazioni impreviste. Tenete conto che io qua non concimo, non do nessun prodotto chimico di sintesi, e queste piante è come se tu ti prendi integratori di tutti i tipi e di tutti i colori, è chiaro che ti gonfi, le piante uguali, se io gli do da mangiare dei sali alle piante, la pianta quando ha tanti sali in corpo, quando noi abbiamo tanto, mangiamo qualcosa di molto salato, abbiamo bisogno di bere tanto, le piante è la stessa cosa. Io qua ho smesso di fare l'irrigazione, ma perché non ne avevo più bisogno? Le piante non avevano più bisogno di acqua, andavo a guardarle, tutti gli altri avevano le piante tutte, sapete quando una pianta è tutta afflosciata per il secco, e queste qua no. Ma chiaro, poi dopo ragionando dici, caspita, tu hai messo nel tuo terreno intanto ettolitri o tonnellate di acqua dentro nelle piante, nell'erbaio che hai mescolato nel terreno, e sostanzialmente questo erbaio si trasforma in humus. L'humus è una spugna che riesce a catturare l'umidità della notte e la mantiene. Ci sono le pozzanghere, tu non hai pozzanghere, se dal vicino c'è secco tu non senti, non vedi le piante che subiscono il secco, capite che è un grande vantaggio. Adesso queste sono tante chiacchiere, vi faccio vedere, se siete ancora vivi, sì, negli Stati Uniti, che a me piace molto, è piaciuto quando sono andato a visitarlo e ancora adesso leggo molto dei loro articoli, in Pennsylvania c'è un istituto che si chiama Rodale, dopo c'è anche una foto con il link al loro sito se vi interessa. Loro da soli 60 anni fanno prove, allora, miliardario americano che ha una casa editrice, aveva, e ha detto, negli anni 60, ha detto, qua stiamo facendo dei disastri, dobbiamo cercare di capire dei disastri con l'agricoltura, dobbiamo cercare di capire cosa fare per intervenire, e velocemente, stiamo parlando di 50-60 anni fa, e quindi che cosa ha fatto? Gli Arvario si compra un po' di aziende agricole, negli Stati Uniti ha iniziato, poi ha cominciato a comprarne qualcuno in giro per il mondo,
assunto decine di agronomi, scienziati, biologi e quant'altro, e gli ha detto: io voglio che voi facciate prove comprate serie su agricoltura convenzionale chimica, e quindi mi fate un'agricoltura chimica ottima e agricoltura biologica ottima. E questi scienziati si sono messi lì a fare le prove, prove seriamente, quindi fare un'agricoltura chimica buona, quindi stare attenti, cercando di capire la biologia delle piante, quando intervenire con diserbo, quando concimare, insomma, seri, e biologica, e quindi dire: benissimo, non vogliamo in questa situazione, non vogliamo usare il prodotto chimico di sintesi, la fertilità è la nostra priorità, cosa possiamo fare, come, no? E sono messi a fare. E le prove si fanno con criteri di ripetibilità, di, non so, prove comparate col testimone, randomizzando le diverse variabili che vengono inserite, eccetera, 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 le ripetizioni e quant'altro, poi il rilevamento dei dati. Tutti i risultati, lui è un editore, li pubblicava. E quindi voi trovate milioni di pubblicazioni, alcune gratuite, vi scaricate il download, altre dovete dare $5 e altre invece sono pubblicazioni scientifiche vere e proprie, e trovate tutto. Cercatevi le pubblicazioni universitarie, poi mi dite se riuscite ad accedervi. Io agricoltore non riesco a guardare i risultati delle ricerche delle nostre università di agraria, sono tutte scritte in inglese, e ovviamente diamo per scontato che tutti i contadini sanno l'inglese, giusto? E poi non puoi accedere, perché è tutta roba riservata ai ricercatori. Che cazzo di ricerca mi stanno facendo se poi se la tengono loro per fare curriculum? O no? Bene. Questo centro di ricerca, in 50 anni di prove comparate, ha dimostrato seriamente che l'agricoltura biologica funziona molto meglio del convenzionale. Produce mediamente fino a un 30, ci sono tutti i dati, un 30% in più di reddito del convenzionale. Allora, se qualcuno di voi ha una qualunque attività commerciale o un'attività di servizio, il 5% in più è tantissimo. Il 30% in più. Poi io guardo queste cose e dico: ma perché non lo facciamo tutti? Ma perché non lo facciamo tutti? Perché i miei professori universitari continuano a dirmi che non si può fare? Non credo che siano idioti, perché sono persone intelligenti. Sanno l'inglese, possono leggersi queste cose e potrebbero provarle anche loro. Non posso pensare che siano tutti pagati dal nemico, dalla multinazionale, da chi ha un interesse o okay. Che perché non lo facciamo? Bene. Questi qua di Rodale hanno messo a punto un attrezzo che è quello che mi fa star sveglio la notte sognandomelo. Si chiama crimper. Il crimper che cos'è? Una cagata, è un rullo, scusate, io ogni tanto sono un po' contadino per terra. Lo rullo di ferro montato folle. Cosa vuol dire montato folle? Che rotola da solo senza bisogno di nessun meccanismo, quindi non richiede nessuna energia se non di essere tirato dal trattore, fatto con queste lame a, come si chiamano, a chevron, si chiamano chevron, no? Tipo la Citroën. Sì, guardate che la Citroën è, Perché hanno un certo tipo di resistenza, hanno un certo tipo di azione, no? E quello che succede è questo: io semino un erbaio, non qualunque erbaio, bisogna sceglierli bene gli erbai da seminare, le essenze da seminare. Una volta che l'erbaio raggiunge una certa altezza, io passo sopra e schiaccio l'erbaio con questo. Ed è questo è un erbaio di segale. Quando la segale arriva a un certo stadio vegetativo, passo sopra con questo rullo. La segale, fate conto, è una cannuccia con la spiga sopra,
È una cannuccia tipo il bambù, per capirsi, cioè ci sono dei nodi, poi c'è la cannuccia vuota, poi il nodo, poi la cannuccia vuota. Se io prendo questa cannuccia con le dita e la schiaccio e faccio clic, 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 schiaccio, si spezza, siccome le nervature sono longitudinali, si spezza in diversi punti e dove viene spezzata si secca. E se io la spezzo in più punti, la schiaccio in più punti, muore tutta la pianta. È esattamente il lavoro che fa il rullo con le lame. Tac, schiaccia, poi l'altra lama, tac, schiaccia, 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 e praticamente tutto lo stelo di segale viene schiacciato a terra e poi schiacciato in diversi punti. E la segale muore, non subito, è ancora verde qua. E dietro io ho una seminatrice. Vi ho detto prima, se non lavoro la terra, si chiama da sodo, che ha la capacità di seminare sulla terra dura, dura ovvero non lavorata. Nel tempo la terra cambia completamente. Tu su questa terra non arata sprofondi quando cammini. È come la terra del bosco. Chi è che va a arare la terra del bosco? Eppure è sofficissima. E credete che non ci sia nessuno che lavora quella terra? Ci sono miliardi di organismi e microrganismi che la lavorano a gratis, senza gasolio, e la lavorano molto meglio di noi agricoltori, pensate, e la lavorano miliardi di anni, perché si parla di miliardi di anni, perché la natura era lì molto prima di noi. E quindi quello che succede è che io schiaccio l'erbaio davanti, semino contemporaneamente, quindi io ho un unico passaggio senza lavorare il terreno. Adesso qua ci sono i tagli della seminatrice e qua si vede quello che succede, è la soia che nasce, e tra una riga di soia e l'altra io ho la segale che si è seccata e che quindi diventa paglia e mi fa pacciamatura. Per i tecnici, ragazzi, questa qua è una genialata. Le genialate che cosa sono? Sono le cose più semplici del mondo che però sono venute in mente solo una persona. No? E uguale a MC quadro, chi non sa tre lettere o un numero, però è venuto in mente a lui. No? Queste sono le genialate. Cinque note vi faccio la nona sinfonia infestanti. Ho una serie di vantaggi che potrebbero venire fuori che vi tengo qua fino alle 3 del mattino a elencarveli tutti. E è veramente una genialata, credetemi. E lo posso fare con la soia, col mais, col girasole, con un sacco di piante. E va bene, no? Scorro velocemente i numeri dati, sono degli esempi di un periodo abbastanza lungo. E se riesco a mettermi sugli occhiali lo leggo nel computer. 1940 non ero ancora nato nel 40, 66. Neanche, non ero ancora nato neanche nel 66. No, nel 66 sì ero nato. Oh, locale, mi hanno sgamato. Però ero piccolo. Io 86-2006, sono 20 anni. È una prova di 20 anni. Che quindi ha una significanza statistica. In 20 anni c'è a confronto agricoltura organica, biologica e agricoltura convenzionale. Vedete le varie soia, mais, grano, orzo e girasole. Allora, attenzione, in una qualunque impresa commerciale, di servizi, che ne so, avere un andamento economico così non è controproducente. È molto meglio avere un andamento così, cioè le ondulazioni su e giù ci sono sempre, perché la stagionalità, perché però avere picchi alti e bassi non è. È molto meglio essere così. Allora, nel convenzionale io ho questo andamento, nel biologico è molto più dolce la fluttuazione. Questo vuol dire, se io prendo questi grafici non sono a caso, qua dietro ci sono pacchi e pacchi e pacchi di contabilità, di bilanci. Io poi mi sono fatto qualche studietto alla Bocconi a Milano sulla revisione dei bilanci, sull'analisi dei bilanci,
la rottura di palle mostruosa per me che sono contadino, io voglio stare in campagna, però è importante fare i conti e saper fare i conti, e quindi sono dei grafici che sono frutto di lavoro e di raccolta di numeri e di dati, e quando tu li confronti vedi che assolutamente funziona meglio quello che non questo. Poi dopo, adesso vado veloce perché non abbiamo il tempo di fare tutte le analisi, ci sono tutti i grafici di periodi più brevi perché non mi stavano poi nel grafico, ma di varie, di tutte quei dati raccolti che mi dimostrano che la comparazione è sempre vincente nei confronti del biologico rispetto al convenzionale. Adesso va bene, vado avanti e via. E vediamo, ultima cosa, dai, che così. E devo dire delle cose che so che a qualcuno daranno fastidio. Carne sì o carne no. Dobbiamo stare attenti. Fare demagogia è molto facile, perché io trascino le folle. Mi vengono in mente due persone che tutti conoscete, che adesso non ci sono più nessuna delle due, il professor Veronesi, l'oncologo, Margherita Hack, l'astrofisica. Entrambi, gironzolando in YouTube, li ho sentiti dire, entrambi erano vegetariani o vegani, non so, comunque non mangiavano carne, entrambi hanno detto: se tutti fossimo vegetariani sulla Terra ci sarebbe da mangiare per tutti quanti. E questo, mi spiace dirlo, sono delle grandissime stupidaggini, perché tecnicamente non è per niente vero. Sto parlando di tecnicamente, non so, eticamente non entro nel merito, perché l'etica è qualcosa di personale. Vuoi mangiare carne, non vuoi mangiare carne, vuoi fare questo, quelle sono scelte di tipo personale. Perché, a parte, vabbè, una guardava il cielo, l'altra guardava dentro nei corpi umani i tumori, quindi non so se si sono neanche mai messi un vasetto di basilico sul davanzale, quindi dire, pontificare su tecniche che non gli competono, non so che, mi dispiace, perché Veronesi mi era un po' antipatico, ma Margherita mi era molto simpatica, e mi dispiace questo tipo, mi sembrava un po' superficiale come affermazione, come se io dicessi: guardate che i tumori, no, non servono a niente, guardate che non so io che cosa abbia studiato Margherita, che è tutto una falsità. Ecco, non sono affermazioni che vanno bene perché trascinano le folle. Ah sì, tutti vegani, tutti vegetariani, bello, bellissimo, ma non è vero. Se noi guardiamo la produzione, non la produzione, il consumo, che è anche in parallelo alla produzione, questi sono tutti grafici che voi riprendete da, se voi cercate i dati Istat, insomma tutti i dati ufficiali. Ecco, io non è che sono andato a contare il numero di polli allevati in Italia, ok, quindi ho preso. Poi ci sono degli altri studi, quello sull'impronta idrica mi dice che per fare, cos'è, un chilo di carne ci vogliono 15.500 litri d'acqua, no? Ecco, sì, può essere vero. Sempre lo stesso studio che trovate in internet vi parla, vabbè, della quantità di litri al giorno in base alla dieta, e quindi la dieta vegana è sicuramente quella. Ma io non vedo alternative alla ricerca che è stata fatta. Qui sono stati presi questi polli, che è una cosa allucinante, che noi esseri umani ci mettiamo a fare queste cose. Questo lo facciamo con gli animali e lo vediamo e ci commuove. Quando lo facciamo con le piante non ce ne frega niente. Prima di fare agricoltura biologica io usavo veleni sulle piante, molti di più di quanti ne si usino sugli animali. E tutti vi siete mangiati il grano pieno di ormoni che io ho spruzzato sul grano, perché negli anni 80 si buttavano ormoni sul grano, tutti, non io, io lo facevo perché mi hanno detto che andava fatto così, che era buono, eccetera, eccetera, tutti ce li siamo mangiati.
e probabilmente ce li stiamo ancora mangiando, non solo gli ormoni ma tutti gli altri pesticidi che si usano normalmente, e nessuno pensa che le piante possano avere, sì, non piangono, ma chi l'ha detto? Cominciate a leggervi un po' di libri di Stefano Mancuso per capire che le piante sono molto più sensibili di noi esseri umani, solo che per noi, siccome sono così diverse, allora non contano. Bene, non ho la carne, ma è come si alleva l'animale, in un modo allucinante, oppure in modi più etici, perché l'etica c'è anche in quelle situazioni. Allora, è stato dimostrato scientificamente che l'allevamento in un certo modo è esattamente il contrario di quello che ci viene detto. Riusciamo a produrre molta più vegetazione, si parla del 50% in più di vegetazione, e riusciamo a fissare, a bloccare molta più anidride carbonica. E no, ma le mucche mettono metano. Sì. Quando le metto in quelle condizioni dei polli. Quando tu le mucche le fai pascolare, è un'altra cosa. Prova tu a mangiare solo un certo cibo che ti fa fare puzze, scoregge, come si dice, scoregge? Ecco. Penti. I miei genitori mi hanno detto che hai educato, li ripeto. L'intestino della mucca non è fatto per mangiare i cereali, è fatto per bloccare l'erba. E allora devo metterla a bloccare l'erba. E vediamo che cambia completamente l'emissione, ad esempio, di gas metano. Non è mai esistita un'azienda agricola che non avesse gli animali. Fino agli anni 60, di cui parlavamo prima. Non vi sto convincendo che bisogna mangiare la carne, per chi non la mangia, no. Vi sto dicendo che dobbiamo avere tutte le informazioni corrette e poi scegliamo. E poi scegliamo. Il ciclo chiuso c'è sempre stato. Quando io ho una situazione con degli animali che vivono in modo diverso, che possono razzolare e pascolare e che hanno una vita più tranquilla, serena e diversa, gli animali sono completamente diversi. La carne, il professor Berrino, bravissima persona, non so se lo conoscete, che spiega eccetera, ma lui mi dice metà della verità. Io voglio vedere se lui ha fatto gli stessi studi su della carne allevata da animali allevati in questo modo, o se solo ha preso la carne da allevamento intensivo, così pure gli altri che hanno fatto le varie affermazioni in questo senso. Io non sono un medico, per cui io di queste cose non posso dire niente. Io posso dire però dal punto di vista tecnico, agricolo, che si possono fare delle cose diverse da quello che stiamo facendo. Abbiamo visto che in Italia si allevano 167 milioni di polli all'anno. Io vivo in Veneto, in provincia di Venezia, vicino a Porto Gruaro, in una zona, sono circondato dai vigneti per il vino. Io sono astemio, ma non importa, cioè figa vuole che sono andato a vivere là in mezzo ai vigneti. Va bene, noi abbiamo in Italia 668 mila ettari di vigneti. Mi è venuto in mente di fare questo calcolo perché il mio vicino al vigneto e le mie galline razzolano nel mio terreno e anche nel suo vigneto, che non c'è solo vigneto, è una monocoltura di vigneto. Se noi calcoliamo i milioni di polli allevati in gabbia e li sparpagliamo sotto i vigneti, abbiamo 250 polli per ettaro. Il regolamento sull'agricoltura biologica, il regolamento europeo sull'agricoltura biologica per il benessere degli animali, dice che non devi avere più di 580 capi, perché se no gli animali cominciano a patire un po' il sovraffollamento.
noi ne abbiamo 250, due volte, quasi due volte e mezzo in meno. Ho preso in considerazione solo i vigneti, non ho preso i frutteti, i pioppetti, gli oliveti e tutto il resto. Poi ci sono anche altri animali che dobbiamo mettere al pascolo. Cioè, ovviamente, devo andare a cercarmi delle vecchie razze che erano più rustiche, più sane, che non hanno bisogno di antibiotici, che non hanno bisogno di schifezze, che si usano normalmente per produrre la carne. E il pollo ruspante è veramente ruspante, è quello della nonna che faceva in campagna e aveva tutta un'altra qualità. Andiamo a prenderci, abbiamo ancora delle vecchie razze, andiamo a prenderci le vecchie razze. C'è un professore che si chiama Castellini, è uno dei pochi che mi sembra lavori molto bene, lui è zootecnico, insegna ad Agravia a Perugia, e lui ha proposto una consociazione ulivo, asparago e pollo. Adesso c'è l'ulivo solo ulivo, no? Gli ulivi sono monoculture di olive. Se voi mettete sotto gli asparagi all'uliveta e gli mollate dentro dei polli, nessuno dei tre si dà fastidio, hanno cicli sfalsati e, guarda un po', la mosca dell'olivo tende a sparire. Magia. Quando voi, scusa, tirate il collo, scusatemi, mi scusi i vegetariani e i vegani, quando tirate il collo a una gallina trovate nel gozzo un sacco di noccioli di oliva. Cosa fa la mosca bianca? Sapete, no? La mosca bianca è un parassita dell'olivo abbastanza importante che ti fa perdere anche tutto il raccolto delle annate. Punge l'oliva e gli depone dentro le uova. L'oliva per un po' sta lì e dopo cade, perché si secca, insomma, cade giù. Come cade giù, la gallina se la mangia. Le uova della mosca bianca, il nocciolo non lo digerisce, ma le uova sì. Questo vuol dire che c'è un abbattimento drastico della presenza di mosche. La biodiversità. Lo stesso professore ha pensato, e se noi mettiamo le oche nel vigneto? Guardate che poi questi animali, oltre a fare un bel lavoro di pulizia, scagazzano anche. E quindi mi vanno anche a concimare. Le oche oltretutto sono vegetariane, quindi ti rasano, ti tengono rasato, non hai più bisogno neanche di sfalciare sotto il vigneto e risparmi gasolio e tempo ed energia e hai la concimazione direttamente. Devi tirarle via prima della vendemmia, perché quando il mio vicino è venuto a dirmi scusi, potrebbe tenere chiuse le sue oche? Dico sì. Dico, è successo qualcosa? Non sa perché, almeno fino alla vendemmia, perché ho visto che mangiucchiano l'uva. Dico, guarda, non si preoccupi, le ho prese, le ho chiuse e via. Dico, mi scusi, anzi, mi dica se c'è un danno, insomma, se le devo qualcosa. No, no, tranquillo. Poi lui, siccome non abita lì, se n'è andato via. Come è andato via, io sono andato subito a vedere nel vigneto. Le oche hanno il collo lungo e fino a questa altezza gli hanno mangiato tutto. Ti grappoli d'uva e io con la forbice sono andato a tagliargli tutti i raspi mangiati per nascondere il danno dell'oca. Farabutto. Bene, quello che è successo, farabutto io ovviamente, quello che è successo è che questo professor Castellini ha fatto le analisi sulle produttività dei raccolti, sulla produttività degli animali e sulla qualità delle carni. Queste sono alcune diapositive che io non vi so spiegare, ma lui le spiegava, ma non chiedetemi niente. E quello che diceva e dimostrava è che la qualità della carne non ha niente a che vedere con la carne dannosa di cui parla Berrino o tanti altri illustri professori, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo forse cercare di capire. Poi tu non vuoi mangiare la carne? Fantastico. Però non puoi dire che quello è il diavolo, punto. Quando non mi porti a confronto anche qualcos'altro. Non mi sembra corretto, non mi sembra scientifico. Io voglio sapere. Non voglio che mi si dicano le mezze verità.
perché questa, secondo me, non è corretto, non è correttezza. Bene. Non volevo fare vedere questo. Sì, volete vedere queste carine che sono? No, sono bellissime. Cioè, ma capite che vivono in un modo diverso. Non solo, ma se voi... No, vi devo far vedere un'altra cosa. Avete anche resistenza ancora qualche minuto? Sì. Allora, nel 1926 è stato eliminato l'ultimo lupo nel parco di Yellowstone, dove è in California, là, negli Stati Uniti, dove lo so, Yogi, Bubu, vero? Non era loro? Era loro, cioè faccio dei riferimenti colti della mia generazione, o no? Perché ridi, te li ricordi o no? Bene. Nel 26 è stato eliminato l'ultimo lupo perché, sai, uccideva i cerbiatti, poi Bambi, poi Disney ci fa piangere ancora di più e via. Quello che è successo è che chiaramente il lupo era predatore dei cerbiatti e quant'altro. E allora i cervi, che si sono trovati assolutamente liberi da predatori, hanno cominciato a sentirsi liberi da predatori e quindi vanno in un posto e incominciano a mangiare la pianta lungo il fiume, perché hai già al ristorante, hai da mangiare, hai da bere e hai da bere, e cominciano a mangiare la pianta. Avete presente un cervo, un daino, come fanno a mangiare le piante? Cominciano le foglioline buone tenere, poi cominciano a scortecciare fin quando ti seccano la pianta e passano alla pianta successiva, brucano e la fulminano, poi passano all'altra, e in questo modo hanno completamente cambiato il paesaggio. Nel 1995 hanno reinserito i lupi. E il lupo che cosa fa? Il cervo, che prima era sparpagliato, siccome sa, sta in branco, perché in branco sono più forti. E il lupo, sì, è vero, ogni tanto faceva fuori qualche cerbiatto, li teneva in branco, questi brucavano un po' e poi dovevano spostarsi perché arrivava il lupo. Brucavano un po' e poi si spostavano. In questo modo non facevano in più per uccidere tutte le piante. Quando una pianta viene brucata, butta, no? Germoglia, butta germogli molto di più di quando non è brucata. Avete provato a tagliare l'erba in giardino? Più la tagli, più cresce. È così, lo stesso vale per le piante. Più tu le cimi, più queste buttano fuori nuovi germogli. Sostanzialmente i lupi facevano esattamente questo, spostavano quello che noi facciamo con i cani pastori, con le pecore. Spostiamo il gregge. L'accortezza è non lasciargli distruggere, finire, sfinire il pascolo, e quindi devo spostarli molto velocemente. Se noi facciamo la stessa cosa, adesso non so se si vede bene, ma questo è un fiume, di qua è senza gli animali, di là è con gli animali al pascolo, con un pascolo razionale, quindi poco tempo in poco spazio. L'animale non ha mica problemi, certo, stanno tutti vicini in natura, senza nessuna recinzione, senza natura, nessuna forzatura. Tutti gli animali, anche le mucche, stanno così, le pecore, le capre, se temono un nemico o se sono costrette, stanno. E non è un grande problema per loro, devono avere sempre roba fresca da mangiare. Quindi io li costringo, tra virgolette, in spazi corti, piccoli, però in brevissimo tempo, e continuo a spostarli, e loro hanno sempre germogli freschi da brucare e sono felici e contenti, e io cambio completamente il paesaggio prima e dopo gli animali. Cercate in internet Holistic Management, è splendida, e quello che si è visto è che, chiaro, io qua in un allevamento non posso mica introdurre il lupo, qualcuno lo farebbe anche. Magari in qualche università hanno fatto anche le prove e non funzionano, perché poi il lupo
quello che facciamo noi lo facciamo con il recinto elettrificato, quello che usiamo per i cavalli, eccetera. Quindi con un recinto elettrificato io tengo gli animali confinati in poco spazio per poco tempo e continuo a farli girare. Cosa si è visto? Che io ho fino al 50% in più di produzione di vegetale. Non devo più andare a deforestare l'Amazzonia per coltivare soia, mais, che comunque fanno male a questo tipo di animali, e le faccio pascolare. Se voi pensate che noi abbiamo milioni di ettari di terra incolti per 8 mesi all'anno, è l'inizio di questa serata, io potrei coprirli di vegetazione e farli pascolare dagli animali, arricchendo il terreno, riducendo l'anidride carbonica e aumentando il reddito dell'agricoltore. È cibo per l'umanità, magari un cibo sano. Dai, finisco con le paperette che ci piacciono. In Cina sono in tanti, loro questi discorsi hanno dovuto iniziare a farli decenni fa. Noi siamo pochi, siamo ricchi e noi compriamo, no? Abbiamo, e loro mandano le papere nelle risaie. Anziché il diserbo, usano le papere, che si mangiano le erbe, le terribili erbe infestanti, e mi tengono pulito il riso, e in più ci sono le anatre, le uova, e chi mangia carne le carne, e il piumino, eccetera, eccetera. E finisco con... aspetta, perché la prossima diapositiva... è quello, è rodeliinstitute.org. Trovate tutto in inglese, però è veramente, dal punto di vista tecnico, è spettacolare. E anche l'approccio che hanno è veramente molto interessante. Io devo dire che ho imparato molto da loro. E va bene, un'ultima cosa che è già la quarta ultima cosa che vi dico. Lì io ho visto, io sono stato nel 92 da loro e stavano facendo le prove ormai da qualche anno su questo grano perenne che si chiama Tinopyrum intermedium. È un'erba che... questo è l'apparato radicale e questo è il grano che noi coltiviamo. Questo è sempre questa pianta perenne, un'erba perenne, e questo è il grano. Per farvi vedere la differenza, in 21 mesi, che è tanto, perché 21 mesi? Ah no, perché questa già c'era nel campo, ecco perché non capivo. In realtà in questi, cos'è, da settembre a giugno, il mio grano, qua c'è il semino, poi inizia un po', poi un po' di più, poi questa non so come mai sia così, ma boh. Comunque questa qua, essendo perenne, ha la capacità di andare molto in profondità. Bene. Produce un grano, che non è un grano molto grande, un granello piccolo, però si è visto che è ottimo da utilizzare proprio al posto del grano del frumento. E quindi per fare farine, fare pane e quant'altro. E questo è questo, cioè è un prato. E io vado a trebbiarlo quando è maturo e raccolgo il grano e poi gli faccio pascolare gli animali sopra, perché è erba, non è paglia. Andiamo verso le coltivazioni perenni, dove io non devo più mettere in moto il trattore, eccetera, eccetera. Mi sembra che questa è una ricerca molto interessante. Ovvio sì, però non funziona. Mentre in tutto il resto del mondo funziona, noi in Italia riusciamo a dimostrare cose impossibili, incredibili. E no, io credo che no. No, perché noi studiamo altre cose. Ma quello è stato utilizzato da qualche... Da loro sì, no, hanno dei mulini. Nella storia, delle civiltà, 100 anni fa, 200 anni fa, era organizzato dall'essere umano per fare delle cose o no? Che tu sappia. Non lo sappia. No, non lo sappia. Io mi immagino che le nostre nonne si mangiavano di tutto e di più.
non solo quello che si produceva in campagna, si mangiavano bacche, germogli, frutti, piccoli frutti selvatici. Sì, sì, non è inventato da poco. Quindi qua in natura c'era sì, sempre. Però attenzione, anche il grano in natura c'era sempre, però è chiaro, è stato selezionato, eccetera, eccetera, nel tempo, no? L'idea è quella di non avere più l'incombenza ogni anno di ricoltivare tutto quanto, ma di lavorare con piante perenni. Perché adesso sembra che il petrolio non finirà mai più, fino a qualche anno fa sembrava che finisse il giorno dopo, non sappiamo, ma prima o poi se finisce il petrolio è molto comodo questo, perché hai bisogno di molto poco manodopera di macchine, non diciamo manodopera macchine, insomma, macchinari che vanno a petrolio. Bene, quindi io sostengo e mi chiedo, ma secondo voi la fame è veramente un problema tecnico? Beh, lo sapete, noi buttiamo via il 30% del cibo, che quindi già direi che, e poi noi moriamo di cibo, guardate la mia pancia, cioè mangio il triplo di quello di cui avrei bisogno, no, probabilmente dobbiamo anche rivederci un po' i nostri standard. Bene, avete domande? Io finirei.